Siamo tutti cattolici qui, mi pare. La domanda forse che dovremmo porci all'inizio di questa Quaresima è: sono certamente cattolico, ma sono cristiano? Gesù mio, io vi amo con tutti i cuori, vi raccomando ancora a tutti i poveri peccatori. Come ormai tradizione, proponiamo per tempo quaresimale delle catechesi al popolo e oggi iniziamo questo percorso di riflessione sulla parola. Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato. Ma come si fa a diventare santi e non conoscere il Dio che ti fa santo? Voi sarete santi perché io, il Signore, vostro Dio, sono santo. Ma se tu la santità di Dio in qualche misura la smarrisci, perché invece di seguire Gesù anche all'interno della Chiesa Cattolica, con un cattolicesimo che io chiamo sempre più convenzionale, quel cattolicesimo che ti porta nelle chiese a pregare tipo Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, se coincide con la mia, perché se no non se ne parla nemmeno, e poi dice perdonami che io perdono, ma tu non hai perdonato, non perdoni e non perdonerai. Ma come si fa a diventare santi? Perché tu vai in chiesa e preghi e dici il Padre nostro, puoi diventare santo? No! Possiamo diventare santi se preghiamo, preghiamo il Padre nostro e sul serio ci mettiamo praticamente a obbedire, a fare ciò che preghiamo. E se diciamo sia fatta la tua volontà, si tratta della volontà di Dio che si deve fare su di me. Se io dico perdonami che io perdono, poi vado a perdonare. Ecco, il perdono è vincere ogni tentazione. Superiamo in questa Quaresima la tentazione di una religione che ci porta nelle chiese a pregare e a non fare mai ciò che Gesù ci chiede.